Cara Isabella, la tua ipocrisia non ha limiti. Tu parli di caccia alle streghe. Sappi che la strega a cui abbiamo dato la caccia per oltre 30 anni è quella che ha accompagnato alla morte mio fratello Dennis il 19 novembre 1989. Ti lamenti perché è stato scoperto come è stato ucciso mio fratello, mentre tu, smentita dalle tue bugie, avevi raccontato la fiaba del suicidio sotto un camion che l'aveva trascinato per 60 metri. Inizia così lo sfogo di Donata Bergamini, rivolto a Isabella Interno. Donata è la sorella maggiore di Dennis Bergamini, il giovane calciatore di 27 anni che giocava per il Cosenza e che fu trovato morto in circostanze misteriose il 18 novembre 1989 lungo la statale 106 Ionica, in prossimità di Roseto Capospulico. Isabella Interno era l'allora fidanzata di Dennis e quella tragica sera era con lui. Sostenne che il calciatore si fosse volontariamente gettato sotto un camion in corsa, dopo un alterco tra di loro. 34 anni dopo, Isabella Interno è l'unica accusata nel processo relativo alla morte di Dennis ed è imputata per omicidio in concorso con persone sconosciute. Le nuove indagini richieste dalla famiglia e la riesumazione della salma del calciatore avvenuta nel 2017 hanno rivelato che il giovane atleta non si è tolto la vita. Invece, sembra che Dennis sia stato soffocato, molto probabilmente con un sacchetto di plastica, e il suo corpo sarebbe stato poi posizionato sull'asfalto. Solo successivamente sarebbe stato parzialmente sovrastato da un camion. In sostanza, sembra che il suicidio fosse solo una sceneggiatura. Nelle scorse settimane, gli avvocati di Isabella Interno hanno dichiarato che la loro assistita non testimonierà in aula. Lei farà dichiarazioni spontanee solo alla fine del processo, come è suo diritto essendo l'imputata. Tuttavia, questa comunicazione ha suscitato la rabbia della famiglia Bergamini. Il 18 settembre, data in cui Dennis avrebbe compiuto 61 anni, sua sorella ha condiviso un duro sfogo su Facebook, rivolgendosi direttamente alla Interno. Ti lamenti del pubblico ministero, ma ogni imputato lo fa, soprattutto se è colpevole e le sue bugie vengono smascherate. Ti lamenti delle decine di anni che ci sono voluti per arrivare alla verità che tu neghi spudoratamente, dovrei lamentarmene io. Ti lamenti che io abbia partecipato a salotti televisivi e manifestazioni nel nome di Dennis. Sappi che io l'ho fatto con un unico scopo, raggiungere la verità dopo depistaggi e insabbiamenti. Sappi soprattutto che sono libera di farlo perché non ho ucciso nessuno. Oggi sono nel luogo dove è stato ucciso mio fratello. È il giorno del suo compleanno. Hai mantenuto la tua promessa. Doveva essere tuo o di nessun'altra. Così è stato. Sarà comunque per sempre nel nostro cuore e di tutti coloro che gli vogliono bene. Per il tuo solo l'insostenibile peso della coscienza, se ne hai una. Parole molto forti, scritte da Donata dopo un lungo periodo di silenzio, rispettando il corso del processo. Queste parole esprimono ciò che la famiglia Bergamini ha provato in tutti questi anni e continua a provare, la mancanza di Dennis e l'assenza di giustizia per un caso mai risolto. Durante il processo è stato sentito come testimone il cugino di Isabella, Dino Pippo Interno. Ultimamente anche nei suoi confronti è stata aperta un'indagine per complicità nell'omicidio. Tuttavia, il 18 agosto scorso è stata chiesta l'archiviazione e quindi è stato sentito come testimone. Nelle sue dichiarazioni ha affermato: «Tutto ciò di cui ci accusano è pura invenzione». Per l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo, la testimonianza di Dino Pippo è di grande importanza perché conferma quanto affermato da una testimone chiave, Tiziana Rota, la moglie di un altro calciatore del Cosenza, Maurizio Lucchetti. Circa una settimana prima della morte di Bergamini, Tiziana Rota avrebbe incontrato Isabella Interno in una pasticceria di rende. Vicino a loro c'erano anche i cugini Dino Pippo e Roberto. La testimone, che ha riconosciuto solo il primo, ha ricordato una frase inquietante detta da Isabella durante quell'incontro. «Se sanno che mi ha lasciato, lo ammazzano». Dino Pippo Interno ha confermato, minimizzando l'accaduto. «Mia cugina avrà detto così per modo di dire, sono cose che si dicono». Ma Dennis, pochi giorni dopo, morì davvero.